ci sono due suore. Una in convento è soprannominata sorella matematica e l'altra è detta sorella logica. Sta facendosi buio e le due suore sono ancora lontane dal convento. Hai notato che un uomo ci sta seguendo da esattamente 38 minuti e mezzo? Mi chiedo cosa voglia da noi. Beh, è logico, ci vuole violentare. Oh no, di questo passo ci raggiungerà in 15 minuti al massimo. Cosa possiamo fare? La sola cosa logica da fare è camminare più veloce. Poco più tardi. Non sta funzionando. Naturalmente non funziona. L'uomo ha fatto l'unica cosa logica, ha cominciato a camminare più veloce anche lui. E allora cosa facciamo? Di questo passo ci raggiungerà in 60 secondi. La sola cosa logica da fare è dividerci. Tu vai da quella parte e io da quell'altra. Non potrà seguirci entrambe. Così l'uomo decide di seguire sorella logica. Sorella matematica arriva al convento e comincia a preoccuparsi per sorella logica. Infine sorella logica arriva. Sorella logica, grazie al cielo sei qui. Che cosa è successo? È successa la sola cosa logica. L'uomo non poteva seguire entrambe, così ha seguito solo me. Sì, sì, ma cosa è successo dopo? La sola cosa logica. Io ho cominciato a correre più veloce che potevo e lui ha cominciato a correre più veloce che poteva. E poi? È successa l'unica cosa logica, che mi ha raggiunto. Oh signore, e cosa hai fatto? La sola cosa logica da fare. Mi sono alzata il vestito. Oh sorella, e cosa ha fatto l'uomo? La sola cosa logica da fare, si è tirato giù i pantaloni. Oh no, e cos'è successo dopo? Non è logico sorella? Una suora con il vestito alzato corre più di un uomo con i pantaloni abbassati. E per quelli che pensavano che fosse una barzelletta sporca, subito due Ave Marie.